abbiamo ovviamente nel vicino Veneto Fabio Pupulin, comitato no centrali Veneto Orientale. Grazie Rosario Padovano, si prepari la sigla del Pungi nonché Topo. Grazie direttore, è un'iniziativa che farà aprire sicuramente un'inchiesta. La magistratura si occuperà del caso centrali nel Portogruarese, perché cosa farete domani, signor Pupulin? Speriamo che la magistratura se ne occuperà. Comunque domani mattina... Sicuramente valuterà se ci sono gli estremi per un... Diciamo che molte persone domani mattina si ritroveranno davanti alla caserma dei carabinieri della stazione di Villanova di Fossati Portogruaro presentando un esposto, o comunque chi non vorrà presentare l'esposto farà anche presenza per manifestare la propria preoccupazione riguardo alla partenza della prevista partenza dell'impianto Zinago Power. Diciamo subito che ci ritroveremo davanti alla stazione Carabinieri alle ore 9, ci saranno parecchi cittadini, parecchi rappresentanti dei comitati. L'iniziativa è partita da una precisa volontà del gruppo culturale Portogruaro Vive, giusto dirlo, i comitati la appoggiano in pieno e ha più che altro anche un alto valore simbolico, visto che l'appello è rivolto a tutti i cittadini affinché con la loro presenza dia un segnale forte e chiaro riguardo alla loro preoccupazione per questa devastazione del territorio. Però all'inizio di questa settimana, dottor Pupulin, mi scusi, è arrivato anche un segnale di divisione all'interno dei comitati, o sbaglio? No, non è proprio così. I giornali hanno riportato, ho scritto questo. Diciamo che i comitati ma sono... Ma oddio, voi pensate in un modo? No. Il comitato, in qualche modo... Da cui vi differenziate la pensione in un altro? No, dico, siamo sei comitati, cinque comitati hanno preso all'unanimità la decisione di interrompere momentaneamente i rapporti con il comitato No Cereal Docks di Sumaga per una questione di finanziamenti poco chiari che chiariremo, certo. Ma anche se sono stati già chiariti, quindi la decisione, diciamo, è irrevocabile. Ognuno per la sua strada, quindi? Cinque da una parte e uno dall'altra? Magari più avanti ci incontreremo di nuovo. Chi lo sa? Intanto però è così. Ringraziamo il dottor Fabio Pupulin, linea alla redazione centrale. Grazie.